Ciao a tutti ragazzi, questo video tag nasce in collaborazione con Lorenzo, il suo canale che si chiama I miei libri la notte si animano e questo video tag appunto riguarda Harry Potter e la bellezza di 30 domande, quindi lo so, forse verrà un po' lunghetto, però io spero che mi seguirete lo stesso. Allora, dopo ovviamente le domande ve le lascio scritte sotto nella descrizione e niente, io intanto comincio. Allora, la prima è: quando e come hai conosciuto Harry il suo mondo? Allora, io Harry l'ho conosciuto grazie a mio padre perché mi regalò il primo libro a 11 anni ed è stato letteralmente amore a prima vista. Quindi, vabbè, sono passati 10 anni, però è stata una scoperta stupenda perché mi ha appassionato fin dalle prime pagine. Quindi ringrazio mio padre che mi ha comprato il primo libro, dopo ovviamente ho comprato tutti gli altri. Oh, seconda domanda, in che ordine hai letto i libri? Beh, l'ordine classico, ovviamente primo, secondo, fino all'ultimo, non è che vi siete sognate di cominciare dall'ultimo, assolutamente. L'ordine classico. Qual è il tuo libro preferito e quello che non ti è piaciuto? Allora, il mio libro preferito è il quinto, L'ordine della Fenice, perché finalmente comincia la vera battaglia contro Lord Voldemort e Harry è maturo, è cresciuto, quindi ha la piena consapevolezza di quello che lo attende, e per me il quinto, diciamo, ha segnato proprio la vera e propria battaglia. Quello che non mi è piaciuto, sinceramente, non c'è, perché io li amerò tutti e sette i libri, assolutamente non ce n'è uno che non mi è piaciuto proprio per niente, anzi, è uno più bello di un altro, secondo me. Qual è il tuo personaggio maschio preferito? Allora, senza dubbio, Fred o George, tanto totalmente simili che sono simpaticissimi. Io ho sempre adorato i gemelli, poi sul film pure mi hanno divertito tantissimo perché sono scapestrati proprio, si mettono in un bordello di guai, però ecco, comunque sono loro, diciamo, anche se qui dice qual è il tuo personaggio maschile preferito. Vabbè, per me sono loro due, tanto sono a considerarsi unici perché sono troppo, troppo divertenti. Qual è il tuo personaggio femminile preferito? Beh, per me è Hermione. In assoluto, appena è stata descritta sul primo libro, mi è andata subito a genio perché è brava, studiosa. Vabbè, a volte è un po' saccente, magari, però è fantastica, tanta forza e coraggio, è leale verso i suoi amici, non li ha mai abbandonati e questa è una grande virtù. Dai a tutti i libri un voto da 1 a 10 spiegando il perché. Beh, vabbè, un voto per me tutti da 10 più, perché non ce n'è uno da 1 o uno da 3 assolutamente, per me hanno tutti 10 perché contengono magia, spensieratezza, emozioni, contengono di tutto, tutto ciò che può offrirti un libro, veramente la saga di Harry ti sa offrire di tutto e di più, ti trasporti in un altro mondo, ti fa proprio stare lì con loro e poi penso che questa è la cosa più bella di un libro, che ti catapulta in quell'universo lì speciale e ti lascia trasportare lì, è una cosa meravigliosa, una sensazione stupenda. La settima domanda, la migliore trasposizione cinematografica e la peggiore? Allora, per me la migliore è stata quella divisa in due parti del settimo libro, perché hanno fatto benissimo a fare due film in modo tale da poter metterci tutto il libro, che era bello, bello corposo. E la peggiore, ma forse all'inizio del quarto film, perché secondo me ci potevano essere più scene del 15, hanno tagliato proprio, hanno dato una bella tagliata, hanno fatto vedere quando hanno vinto lì la Coppa del Mondo e basta, non è che hanno fatto vedere i giocatori, ecco, un po' più scena, magari più effetti speciali, e ci stavano bene secondo me. Oh, qual è il tuo Weasley preferito e quello che non puoi neanche sentire nominare? Ma come vi ho detto prima, il mio Weasley preferito è Fred e George, due gemelli, anche Ron, devo dire che Ron lo metto, diciamo, ai primi posti. Quello che non posso sentire neanche nominare, vabbè, all'inizio siamo persi, perché proprio tra i sette fratelli quello più saccente, più spigoloso, più preciso, più piccoso, ecco, quindi non è che mi andava dando gene, è che mi stava proprio simpaticissimo. Quindi dico lui che non è che non posso sentire nominare, ci cioè, mancherebbe, però ecco, non è quelli che mi è andato più a genio. Qual è la tua creatura fantastica preferita? Io adoro letteralmente gli ippogrifi, cioè quando ho visto Fierobecco mi sono innamorata, magari poter accarezzare
questa bellissima creatura che è dolcissima, cioè, sul film veramente senza parole, sono rimasta così, ho detto wow che bello, stanno accarezzando un ippogrifo, anche se non esiste ovviamente nella realtà, però è stata una scoperta bellissima, proprio sono rimasta così, sono dolci, belli, poi sono creature meravigliose, buone, se le sai rispettare ovviamente. Allora, undicesima domanda, qual è il tuo mangiamorte preferito? Allora, quello preferito in assoluto per me è Bellatrix, perché vabbè, sarà stronza quando volete, per carità, però a me è piaciuta nel suo personaggio di cattivissima della situazione, di aiutante di Voldemort, però a me è piaciuta tanto, ma mi ha affascinato come personaggio, perché l'ho odiato e tutto, però quando è morto sono stata contentissima, però mi è piaciuto molto come personaggio. Se fossi Hogwarts, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Allora, ero indecisa tra il Quidditch e gli scacchi magici, però essendo una frana negli scacchi, letteralmente, allora diciamo che opto per il Quidditch, perché penso che volare su una scopa, giocare simile al calcio, penso che è una figata pazzesca e dico proprio assolutamente Quidditch perché magari si potesse praticare uno sport così, così bello e emozionante. Oh, quale tra i Big Seven è il tuo preferito? Io ero indecisa tra Ron e Hermione, anzi tra Emma e Rupert, scusate, quindi per me è Emma perché mi piace, mi è piaciuto il personaggio, mi piace l'attrice in sé, la persona che è, perché è splendida e bravissima ragazza, e quindi scelgo lei, tra i Big Seven metto lei al primo posto. Qual è il tuo professore di Hogwarts preferito? Minerva. Per me Minerva è proprio la colonna portante insieme a Silente di Hogwarts. E Trasfigurazione penso che l'ha spiegata in una maniera stupenda. Penso che anche perché già quella qualità fantastica che ti appassiona a quello che spiega. Quindi tu ti appassioni tantissimo e ti piace quella materia. È una cosa stupenda secondo me. Qual è il tuo incantesimo magico preferito? Oh, per me è Expecto Patronum, cioè, penso che se avessi la possibilità di farlo sarei sempre a fare quello, perché a parte che è meraviglioso in sé, poi io credo che l'animale, il Patronus che uscirebbe dalla bacchetta se ce l'avessi sarebbe il ghepardo, perché è il mio animale preferito in assoluto, bello, fiero lì, agile, diciamo dominatore, per me sarebbe il ghepardo, il Patronus che uscirebbe. E l'incantesimo magico preferito in assoluto è questo, proprio più bello secondo me in assoluto. Hai qualche libro su Harry Potter non scritto dalla Rowling? Se sì, quale? Sì, ce n'ho diversi, pare 5-6, riguardano varie guide, non ufficiali ovviamente, non scritte da lei, però ecco, guida al mondo di Harry Potter, trattato sulla magia, ecco, diciamo questi libri tranquilli, semplici da leggere, con niente di impegnativo, che ti possono però fornire informazioni di più rispetto a quello che ti può offrire il libro. Sono belli da leggere. Oh, hai mai partecipato a un raduno potteriano? Dove? Purtroppo no. Sarebbe una cosa stupenda se avessi l'opportunità di parteciparci. Essendo delle Marche è un po' scomodo, perché ho visto che se ne sono fatti molti a Roma, a Milano, a Bergamo, l'ultimo a scopo benefico a favore della popolazione colpita dal terremoto dell'Emilia. Sarebbe piaciuto tantissimo andarci, solo che è un po' scomodo. Però se un giorno magari ce ne fosse uno delle Marche ci andrei diretta, proprio direttissima. Hai qualche gadget potteriano? Cosa? Allora, il gadget potteriano ha il portachiave, che ha il simbolo dei doni della morte, e me lo porto sempre con me perché è il mio simbolo preferito in assoluto, mi piace tantissimo e sono contenta di avere questo portachiavi stupendo di colore nero, ovviamente. Qual è la tua citazione preferita? Allora, la citazione mia preferita è quella che si trova sull'ultimo libro, che è, però in inglese, perché in inglese penso che rende molto molto di più, che in pratica è After all this time, always. Infatti l'ho scritta anche sul muro della mia camera, quindi per dirvi quanto mi è piaciuta. Bella, carica di significato, di emozioni, la mia preferita in assoluto. Chi avresti voluto che non morisse e chi avresti lasciato che morisse? Bella domanda. Vabbè, chi avresti voluto che non morisse? Ovviamente Fred. Perché vi dico, io quando l'ho letto sul libro mi sono commossa. Quando ho visto il film, peggio.
Però secondo me sul film avrebbero dovuto dargli più spazio. Cioè, in pratica si è visto solo i fratelli che lo piangono lì sul pavimento e basta. Cioè, secondo me avrebbero potuto fargli fare una scena più bella e più significativa, perché è stato sempre un personaggio secondario, però è sempre stato un personaggio importante, ma non era uno dei principali, però era sempre Fred. Che avresti lasciato che morisse veramente nessuno, però ovviamente ci sono personaggi che se ne vanno, personaggi che rimangono, però ecco, così per me non avrebbe dovuto morire Fred. 21ª domanda: ti aspettavi un finale diverso? Se sì, come lo avevi immaginato? Allora, io un finale diverso no, perché speravo che ovviamente Voldemort morisse, se ne andasse, se levasse dalle scatole e che Harry vincesse. Per me questo era il finale perfetto, proprio non mi è venuto in mente un altro alternativo, se magari avesse fatto fare questo o questo, no. Per me il finale che ha scelto Zia Jo è meraviglioso e doveva essere quello. Beh, non c'erano santi che tengano. Qual è la tua materia preferita e quella che non studieresti volentieri? Allora, la mia materia preferita è difesa contro le arti oscure, cioè mi piacerebbe tantissimo poter seguire qualche lezione perché è molto affascinante come materia, è utilissima ovviamente perché con le varie maledizioni che ti possono lanciare addosso almeno ti puoi salvare in qualche modo. Quella che non studieresti volentieri, ero indecisa tra storia della magia e babbanologia, dato che sono una babbana, ovviamente non è che avrei tutta questa voglia di studiarla, e storia della magia perché l'avrei avuto molto 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 noiosa, come era noiosa per Harry e Ron, è noiosissima pure per me, quindi questa assolutamente non ci penso neanche a studiarla volentieri. Cosa sceglieresti tra un gufo, un gatto o un rospo? Io sceglierei un bellissimo gufetto bianco, anche con macchiette nere magari, stile Edwige, che è meravigliosa, civetta bianca stupenda, e io se potessi scegliere subito, farei regalare, come ho fatto Hagrid con Harry, farei regalare subito una bellissima civetta bianca. In che casa vorresti essere smistato? In quale ti rifiuteresti di andare? Ah, quella che vorrei essere smistato non è Grifondoro, perché cioè, la maggior parte delle persone dicono Grifondoro, però io sinceramente mi troverei meglio a Corvo Nero. E lo so, lì vale la creatività, la saggezza, l'apprendimento. Mi avrei potuto una persona abbastanza saggia, quindi la mia casa ideale sarebbe proprio Corvo Nero. E quella dove mi rifiuterei di andare, senz'altro Serpeverde, perché proprio cioè, ambiziosi, cioè, non è il mio carattere, non varrebbe assolutamente per me. Quindi Corvo Nero tutta la vita. Sei iscritto a Pottermore, ti piace il sito? Sì. Sono iscritta da agosto dell'anno scorso, sono riuscita a prendere la piuma, uno di quei 7 giorni. E sono un'emozione meravigliosa. Se mi volete aggiungere, sono Castello Unicorno 163 e il cappello parlante mi ha smistato nella casa di Corvo Nero. Quindi vi dico, era destino che fosse Corvo Nero la casa dove sarei andata. Mi piace tanto il sito, veramente è innovativo. Ci sono nuove cose scritte proprio da J.K. Rowling, proprio nuove informazioni sulla vita, ad esempio, di Minerva, oppure di Harry, di Ron. Cioè, sono veramente info nuove che scopri, che rimani veramente, oh, finalmente c'è qualche contenuto nuovo da leggere in più. Quante volte hai riletto i vari libri? Tante. Io ormai ho perso il conto perché ormai in 10 anni ho lette tante, 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 tante volte, non mi stancherò mai e continuerò a rileggerli ogni volta ho bisogno di sentire Harry, Ron e Hermione vicino a me. Perché quando rileggi veramente ti senti proprio meglio, è una cosa stupenda. Hai letto anche gli altri libri di Harry? Animali fantastici, dove trovarli? Il Quidditch attraverso i secoli, le fiabe di Bè del Bardo. Sì, li ho letti, ce l'ho tutti e tre. Uno più bello di un altro, non vi dico le fiabe di Bè del Bardo, per me è come ritornare bambina, perché leggi sempre delle storie, delle favole così, che hanno sempre un fondo di verità e di insegnamento che non è assolutamente da sottovalutare, perché veramente ti aiutano a crescere e ti fanno capire tante cose, quindi sono molto istruttivi come libri, sia Harry, sia la saga in sé dei 7 libri che le fiabe di Bè del Bardo. Animali fantastici e Quidditch li ho comprati appena uscirono, quell'edizione rossa e verde, adesso è cambiata, però io ho l'edizione vecchia,
Bello perché ho scoperto tantissime cose sulle varie creature fantastiche. Belle proprio. Alcune sono raccapriccianti, altre sono bellissime. Il 15 è bello perché ti spiega proprio la storia dall'inizio, come è nato, come si è sviluppato, i vari tornei, le varie coppe che sono state fatte. Quindi è bello, anche i vari giocatori famosi. Bello, bello. Mi ricordo la squadra preferita di Ron, i cannoni di Chadley, se così si dice. Anche a me è piaciuta molto quella squadra lì. 28esima domanda. Qual è il tuo dono della morte preferito? Senza dubbio il mantello dell'invisibilità. Perché se uno avesse, veramente, a portata di mano questo mantello, sarebbe una cannonata unica. Cioè puoi andare in giro indisturbato, non ti vede nessuno, puoi farti i cavoli degli altri. Quindi sarebbe un ottimo oggetto per me. Invece la bacchetta, il sasso, no. Anche perché secondo me è molto molto più intrigante il mantello. Qual è la tua coppia preferita della saga e quella che non approvi? La mia coppia preferita è Ron e Hermione, ovviamente, perché oddio, all'inizio ero sicura che Hermione si mettesse con Harry, cioè non lo so, io speravo e pensavo che si mettessero insieme, invece dopo ho capito che fin dalla prima riga erano destinati a stare insieme Ron e Hermione. Per me è andata benissimo perché li adoro come coppia. Ho fatto anche un video su YouTube come tributo e sono fantastici insieme. Quella che non approvo sinceramente non c'è, perché io sarà che sono super romanticissima, a me qualsiasi coppia va benissimo, cioè senza problemi. L'ultima domanda, una delle mie preferite tra tutte quelle che vi ho letto, è: se potessi parlare con Zia Jo, cosa le diresti? Cosa le direi? Tante cose. Tante, tante, tante cose. Cioè, se ci potessi parlare anche 5 minuti sarebbe meraviglioso. Innanzitutto le direi grazie perché ha creato un mondo e dei personaggi meravigliosi. Questa saga ti insegna tanto, tanto, tanto veramente. Mi ha aiutato a crescere. In pratica sono cresciuta con loro perché è stata la mia infanzia. Zia Jo, io l'ho scritto anche sulla lettera che le ho mandato l'anno scorso, è stata la mia infanzia, ma proprio veramente una che mi ha segnato questa saga, veramente sarà sempre nel mio cuore. Ringrazio per aver condiviso con noi questo suo capolavoro e io spero che continuerà a scrivere altri libri, anche questo qui nuovo, quello Casual Vacancy, che non vedo l'ora di leggere. E comunque spero sempre che ne scriva uno su Harry, che sia un prequel o sia un sequel con i figli di Harry, di Ron, di Hermione e di Ginny. Io lo spero che qualcosa che abbia a che fare con Harry lo scriva lo stesso. Io le dico semplicemente grazie, perché questa parola racchiude più di 1000 parole in sé, perché semplicemente grazie. Zia Jo, io vi ringrazio per essermi stata a sentire, spero che non sia tanto lunghissimo per voi questo video, però vi dico 30 domande belle, le abbiamo scritte io e questo ragazzo che vi ho detto prima, Lorenzo, quindi attendo anche il suo video di risposta. Se vi va scrivetemi i vostri commenti, le vostre impressioni, io le ho risposte, oppure fatelo anche voi un video di risposta, perché fidatevi, 30 domande, ce ne sono tante tante cose da dire, e essendo una grande fan io di Harry Potter mi ha fatto super piacere fare questo video di più. Nel mio canale trovate un altro video che riguarda la lettera che mi ha scritto Zia Jo in risposta a quello che l'avevo inviato l'anno scorso. Mi ha scritto cioè la lettera mi è arrivata il 24 di maggio di quest'anno. È stata un'emozione super, quindi se lo volete vedere fate pure. E io vi ringrazio e ci vediamo con i prossimi video tag e le prossime recensioni. Ciao a tutti.